GFVIP 7, Dana Saber, credete ancora coppia di Tavassi? Una truffa, clip. Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello VIP 7 nelle scorse settimane, ma domenica 5 marzo in una diretta Instagram è tornata ad attaccare alcuni suoi ex compagni d'avventura. Nello specifico, la modella ha definito Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia una coppia fache. Secondo lei, Edoardo si è solo avvicinato alla concorrente che poteva dargli maggiore visibilità. Al contrario, la modella ha elogiato la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dana Saber in una diretta sociale ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Tra i vari quesiti alla quale ha deciso di rispondere, c'è anche una domanda relativa agli Incurvassi. Senza peli sulla lingua la modella ha rivelato di non credere minimamente a loro, ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no. È una truffa. L'ex Geffina ha precisato che non è la sola ad avere un pensiero negativo su Edoardo e Nicole. Poiché anche Ginevra Lamborghini ha detto di non credere a loro. Successivamente ha descritto Edoardo Tavassi come una persona molto furba che si è avvicinato alla persona più influente, Tavassi ha capito che Nicole è raccomandata. Inoltre Dana si è domandata come mai il Grande Fratello VIP 7 non abbia squalificato Tavassi dopo il Vangate, nonostante abbia fatto la cavolata più grossa è ancora lì. Secondo Saber, il motivo è uno, se gli autori avessero squalificato Edoardo, Nicole cosa avrebbe fatto all'interno del van da sola? Infine l'ex Geffina ha lanciato una frecciatina anche a Nicole, sostenendo che è una concorrente senza personalità e senza carattere che trascorre ore davanti allo specchio per lisciare i capelli. Nella diretta Instagram, Dana Saber ha lanciato una stoccata nei confronti dei concorrenti. Nello specifico, l'ex Geffina ha riferito che alcuni di loro all'interno della casa di Cinecittà avrebbero un cellulare. Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome, ha aggiunto un dettaglio fondamentale, chi ha la suite soprattutto. Punto. Punto. Da regolamento è severamente vietato introdurre nella casa di Cinecittà uno smartphone. Quindi il concorrente che l'ha utilizzato ha infranto il regolamento del reality show. Sui social, gli utenti hanno ipotizzato che uno dei concorrenti in ballo potrebbe essere stato Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez dopo essere stato in clinica per un piccolo intervento chirurgico. Ha avuto la possibilità di dormire nella suite. Arnasta curacchetta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta e celul că l-ai execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.